È partito in questi giorni dal racconto Il Film, il festival di cinema e letteratura giunto alla terza edizione e che si tiene in alcuni degli storici castelli pugliesi. Martedì 19 è stata la volta di Del racconto i padri, centrato sul difficile ruolo dei genitori e che ha avuto come cornice il castello di Bitritto. Ad animare la serata Catena Fiorello, sorella dei celebri showman e attori, essa stessa giornalista, autrice televisiva e ben presto anche regista. La Fiorello ha presentato Casca il mondo, casca la terra, romanzo la cui storia si snoda tra Squinzano e Roma. Perché questa paura di qualcosa che è diverso da noi indica un limite, c'è un limite e vorremmo farci delle domande. E quindi partendo proprio da questo incontro importantissimo della mia vita, attrice è diventata una presenza costante della mia... Ma poi mi manda quelle lettere bellissime proprio d'amore, quelle nuove. All'incontro con la scrittrice ha fatto seguito la proiezione di Scialla, il film che ha decretato il successo di Francesco Bruni. La pellicola è stata presentata dal direttore artistico della manifestazione, Giancarlo Visitilli. A lui abbiamo rivolto alcune domande. Beh sì, abbiamo aumentato un altro castello, ai due castelli di Mora e Bitritto abbiamo aggiunto il castello di Barletta e abbiamo anche un appuntamento off, un appuntamento dove non c'è il castello, lo facciamo a Putignano, dedicato a due personaggi eccezionali, Mina Welby e Beppino Englaro, e diamo lo scafando e la farfalla di Schnabel, dedicato all'eutanasia, un appuntamento off, al limite rispetto a tutti gli altri, insomma. Del racconto Il Film, un programma intenso che si snoda dal 16 giugno al 25 agosto in alcuni castelli pugliesi, un festival che sicuramente non mancheremo di seguire.